Perché ogni volta che mia moglie scorge il mio orrido corpo nudo fuoriuscire dalla doccia in tutto il suo splendore, ha sempre quell'espressione che ricorda un urologo in pensione. Non tradisce il minimo di pulsione sessuale, anche perché è sempre troppo preoccupata di fornirmi amorevoli raccomandazioni della serie. Ecco, se magari oggi la smetti di farmi il solito laghetto per terra misto a peli pubici che ha appena pulito, io non capisco perché non riesci mai ad asciugarti dentro il box doccia. Perché non ci entro, crostatina. Cioè, è piccolo, guardalo, più che un box doccia sembra il tubo di una risonanza magnetica. No, non è che lui è piccolo, forse sei tu che sei diventato un po' grasso, ecco, magari se rinunciamo a qualche carboidrato, è un peccato, sai, lasciarsi andare così, così come? Ma niente, nel senso che se non ti curi un pochettino rischi di assomigliare ad una panna cotta con i peli sulla schiena. Già lui, lui chi? Lui, dai, Pomicino, dai. Non è più quell'orgoglioso campanile medievale che mi suonava le campane ogni mezz'ora. No, crostatina, forse non hai capito. Non hai capito, cioè, sai che cosa mi ricordo? Non mi interessa quello che mi ricordo. Hai presente quando i bambini giocano con la pasta di riso e il didò e fanno quelle sculture minimali destinate subito ad afflosciarsi su se stesse come gli orologi di Salvador Dalì? Ecco, no, crostatina, guarda, allora, al netto del mio pene surrealista, qui non è una questione di curarsi un pochettino, cioè è una questione che il tempo passa per tutti, per me e per te, ok? Io ho il classico fisico di un normale 44enne, beh, anche Raul Bova 44 anni. Sì, però si tromba una di 25, se vuoi facciamo cambio, perché quando cazzo me la tiri, dai. Sarò anche un po' bolso, però, cioè, io tutti questi complessi li avrei ampiamente superati se non fosse stato per mia moglie in tutti questi anni. E io lo so perché lei gode a sottolineare con l'evidenziatore giallo tutte le mie piccole imperfezioni fisiche. E vi giuro, non è per crudeltà, no. Non è nemmeno per amore, è solo per paura. La sua è una forma di prevenzione. Lei è terrorizzata che anche io possa sviluppare una forma di totale dipendenza rispetto ad una droga silenziosa di cui l'opinione pubblica ha quasi vergogna a parlarne. Non so se ne avete mai sentito parlare. Si chiama PEC. PEC è un acronimo che nel linguaggio medico-tossicologico sta per patata extraconiugale. La patata extraconiugale è molto peggio della cocaina, è liberalizzata dalla sua fazione immediata e soprattutto ti mangia la vita. Tutti i maschi over 40 sono dei potenziali tossicodipendenti da patata extraconiugale. Voi compresi, figuriamoci io. L'altro giorno ero al computer, non stavo facendo nulla di male, ero su Facebook, stavo soltanto bruciandomi i neuroni, guardando Bobo Vieri giocare a foot volley a Formentera, quando all'improvviso la PEC bussa alla mia porta. Mi arriva una richiesta d'amicizia da parte di una donna sconosciuta, tale Giusy Benazzi. Segnatevelo, Giusy Benazzi. Allora, foto profilo, un black and white patinatissimo di una quarantenne lasciva senza nulla da perdere, pochissimo da togliere. Ora, ho pensato, Antonio, hai 44 anni, due figli, sai come vanno a finire queste cose, pensa agli alimenti, perciò cautela e circospezione. Step numero uno, esame della cartella amicizie in comune. Molto bene, non compare mia moglie, procediamo! Step numero due, cliccare accetta sulla richiesta di amicizia di Giusy Benazzi. Clic ed è finita. Lì sei nel vortice perché la PEC entra dentro di te. Sei come Guido Meda all'ultimo giro del Gran Premio del Mugello. La vedi sfrecciare ovunque. Sei ipnotizzato. È come se vivessi sotto ad un pergolato immaginario totalmente foderato da gigantesche piante di gnocca che raccogli come dei grappoli d'uva. E la cosa più atroce è che quando tu vedi gli effetti devastanti della PEC sui tuoi amici, anche tu ti accorgi di provare un irrefrenabile, insaziabile, impudico senso di emulazione misto ad invidia. Io me ne sono accorto un paio d'anni fa ad una festa di compleanno, quando a un certo punto è arrivato lui, Manuel Malacarne, già il nome, 45 anni, il primo divorziato della nostra compagnia, il primo pioniere coraggioso che ha attraversato indenne il travaglio di una separazione non consensuale dalla moglie, la Ludovica Pallavicini Parodi,
rinomata e aristocratica figa di legno, nonché compagna di banco di mia moglie, entrambe accomunate fin dalle elementari dal sogno prima o poi di incontrare un principe azzurro in groppa ad un cavallo bianco a cui smerigliare i testicoli al principe azzurro e pure al cavallo bianco. Va da sé che quella sera Manuel, agli occhi di Crostatina di tutte le sue amiche, era la reincarnazione del male fatta persona, era Satana. Anche perché voi donne, quando vedete che c'è un maschio che osa separarsi da una vostra amica, cioè fate fronte comune, giustamente vi coalizzate, lo guardate con uno sguardo d'odio che neanche un vegano che osserva lo chef Cannavacciuolo cucinare dei bocconcini di fegato d'agnello serviti sopra un ragù di capriolo mista a testicoli di panda affogati in salsa di foca monaca, cioè... Per noi maschi invece, Manuel Malacarne era l'eroe assoluto, era Che Guevara, era Diego Armando Maradona dopo il gol all'Inghilterra, era il nostro il Pube de Oro perché è il primo che ha lanciato il pisello oltre l'ostacolo. Perché quella sera Manuel non si è presentato solo, no. Impavido come Massimo Decimo Meridio, ha avuto l'ardire di violare la tana delle tigri delle Crostatine sposate insieme alla sua nuova compagna. Perché così che me l'ha presentata, mi ha detto: ciao Antonio, lei è Noemi, è la mia nuova compagna, che mi è venuto spontaneo dirle: no, scusa, non me la puoi chiamare compagna, per me compagna è una brigatista pelosa degli anni 70 con l'eschimo, il dolce vita delle setole di cinghiale sopra la scelle, no, questa più che una compagna è una cattedrale barocca in onore della figlia, una pallavolista di 25 anni, nel giro della nazionale, all'ultimo anno di scienze motorie, capelli motori, vestito motorio, fisico motorio, culo motorio, tutto motorio, tranne le tette. Sode come il marmo perché fa l'alzatrice meravigliosa. Una risata radiosa, uno sguardo morbido, un gusto nel vestire talmente sobrio e raffinato che le avrebbe fatto i complimenti anche quella fetosissima Trecazzi di Selvaggia Lucarelli. Cioè, sotto il profilo estetico più inappuntabile di Charlize Theron su Red Carpet la notte degli Oscar. Potete immaginare come questa prodigiosa invulnerabilità non abbia fatto altro che detonare la totale frustrazione di Crostatina e di tutte le sue amiche, inevitabilmente sfocacciate da anni, no, di pigrizia matrimoniale, no? L'hanno passata al body scanner per 25 minuti senza trovare neppure l'ombra di un punto nero, ma mia moglie, genio assoluto, piuttosto che niente, sapete cosa ha detto? Però una brutta voce. Che ti viene a dire, Crostatina? Ci avrà anche la voce di Gigi D'Alessio, però per me resta un patrimonio dell'UNESCO, è meglio dei sassi di Matera, cazzo! E questo è stato soltanto l'aperitivo rispetto al piatto forte della serata, perché dopo pochi minuti Noemi, nell'ingenuità dei suoi 20 anni, ha avuto anche lei l'ardire di presentarsi a Crostatina e a tutte le sue amiche. E lì Crostatina e tutte le sue amiche hanno raggiunto dei picchi di ipocrisia che neanche Matteo Renzi, quando cita Karl Marx in un'assemblea della FIOM, hanno fatto le amicone, no? Ma benvenuta! Ma ciao! Non vedevamo l'ora di conoscerti! Che troia! Ma accomodati, siediti! Vuoi qualcosa da bere? Raccontaci un po' qualcosa di te. Che cosa fai nella vita, oltre ad alzare dei palloni dei gran cazzi? E mentre ascoltavo, però purtroppo la mia mente era da un'altra parte. La mia mente era completamente divorata dal senso di emulazione. Pensavo: perché Manuel sì e io no? Cioè, da giovane era molto più brutto di me. E lì ho scoperto che anch'io ero un potenziale tossicodipendente da patata extraconiugale. Però ho anche scoperto di essere un uomo fortunato. Perché ogni volta che mi monta qualche desiderio fisiologico di accoppiarmi sessualmente con un'altra donna che non sia mia moglie, Crostatina ha come delle vibrisse che le consentono di percepire le mie pulsioni sessuali ancora prima di me e le stronca sul nascere. Sostanzialmente io non posso frequentare alcun luogo potenzialmente popolato da femmine peccaminose, ok? Cioè, sostanzialmente gli unici esemplari femmine della nostra specie con cui io riesco ad avere dei dialoghi fraudolenti sono le mamme dell'asilo.
C'è un motivo, no? Avete mai visto le mamme dell'asilo alle 8 del mattino quando mollano i bambini alle suore? Cioè la più figa ci arriva in tali condizioni di abbandono e sciatteria che sembra Ozzy Osbourne che dà da mangiare ai gatti. Tuttavia, si annida sempre l'eccezione e mia moglie lo sa, lei sa benissimo che anche in un covo di rovi e sterpaglie può annidarsi una succulenta mela tentatrice in grado di risvegliare la mia letargia sessuale e lei cerca di far emergere questa tentazione attraverso delle domande trabocchetto, buttate lì, così, tipo... Hai messo i grembiulini nell'armadietto? Sì. Hai dato i soldi della gita alla suora? Sì, sì, l'ho dato. Hai visto la mamma di Thomas? Che distinto ti verrebbe da rispondere? Cazzo di Buddha se l'ho vista la mamma di Thomas! Non c'è mattina che accompagni i bambini all'asilo che non sogni di possederla carnalmente sopra gli armadietti dell'asilo, eccitato dal rischio che anche le suore ci possano vedere. Ma non lo fai, non lo fai. Non lo fai, perché pur essendo un maschio e per definizione molto meno intelligente della femmina, a livello intuitivo, tu hai percepito un pericolo. Perciò cerchi di eluderlo facendo l'allusivo. Chi è Thomas? Ah, non conosci Thomas? Allora chi è quel bambino a cui tutte le mattine regali le figurine che rubi di nascosto a tuo figlio pur di retire quel gran mignottone della mamma? Ma te lo meriti, capisci che se dopo 20 anni di matrimonio contraddistinti da tambureggianti manifestazioni di ottenebrante gelosia come quella volta di 4 anni fa in cui lei ha ravvisato sul sedile posteriore dell'autovettura una forcina a forma di Hello Kitty e ancora prima di darti il tempo di spiegarle che verosimilmente apparteneva a sua figlia piuttosto che ad una ipertonica e procace insegnante di Zumba ti ha sferrato un calcio di collo pieno facendoti esplodere un testicolo sinistro, forse ancora non ti è ben chiaro che tua moglie più che una donna è chiaramente riconducibile ad un tatuatissimo taurino nerboruto, pilone di mischia neozelandese, tallona cazzi, beh allora muori preda!